La RAI torna alla carica e batte cassa con il canone speciale per le imprese. Dalla Camera arriva l'impegno a investire nell'eco bonus per l'edilizia. I revisori auto di Confartigianato convincono il Ministero dei Trasporti. MCTC Net 2 diventa più semplice. Confartigianato Trasporti sollecita modifiche alle norme sui tempi di guida e di riposo. La Via Maestra, un viaggio nel cuore delle migliori imprese artigiane di Ancona. Buongiorno e bentornati all'appuntamento settimanale con il TG di Confartigianato. Mentre il governo vuol far pagare il canone RAI nella bolletta elettrica degli italiani, l'azienda di Viale Mazzini ricomincia a tormentare le imprese con richieste ingiustificate per l'abbonamento speciale. Vediamo cosa sta accadendo nel servizio di Lorenza Manessi. Ci risiamo. Il canone RAI torna al centro del dibattito politico e delle preoccupazioni degli imprenditori. Il presidente del Consiglio, Matteo Renzi, vuole a tutti i costi inserire il pagamento del canone nella bolletta elettrica. Obiettivo? Combattere l'evasione di questo tributo che sembra essere il meno amato dagli italiani. Ma l'idea del Premier non piace ai gestori delle aziende elettriche, a cominciare dall'Enel, che hanno subito alzato le barricate. Non ci stanno a fare da esattori in un'operazione che comporterebbe enormi problemi tecnici e giuridici. Sulla mossa dell'esecutivo è intervenuta anche Confartigianato. Il presidente Giorgio Merletti ha rilevato che il canone RAI sarebbe il 14esimo balzello nella bolletta elettrica, insieme agli altri oneri e imposte che già pesano per il 38,6% sul costo dell'energia pagato dagli italiani. Ma il governo sembra intenzionato a proseguire per la sua strada e a inserire il nuovo metodo di pagamento nella legge di stabilità che vedrà la luce nei prossimi giorni. Nel frattempo la RAI non sta a guardare e se la prende ancora una volta con le imprese che in queste settimane stanno ricevendo richieste ingiustificate di pagamento del canone speciale per il quale già versano 74 milioni di euro l'anno. Insomma, ancora una volta l'azienda di Viale Mazzini prova a rimpinguare le proprie casse bussando alla porta degli imprenditori. Alle aziende, infatti, segnala Confartigianato, arrivano bollettini precompilati e lettere con le quali la RAI chiede di verificare il possesso di apparecchi radio e TV e procedere al pagamento del canone oppure di dichiarare di non essere tenute al versamento. Siamo alle solite, insomma, e ancora una volta Confartigianato è tornata all'attacco per dire basta alle richieste di un balzello anacronistico e ingiustificato, perché è rivolto a imprenditori che, oltre a pagare già il canone RAI ordinario, sono chiamati a pagare anche per il possesso di qualsiasi dispositivo che riceve il segnale TV, inclusi i sistemi di videosorveglianza. Come dire, insomma, che a un imprenditore basta possedere uno smartphone, un iPad o un impianto antifurto per essere costretto a versare una somma che può arrivare fino a 6.000 euro l'anno. Secondo Confartigianato, quella del canone speciale RAI è una richiesta assurda, perché vengono tassati strumenti di lavoro che gli imprenditori utilizzano non certo per guardare i programmi RAI. A seguito delle proteste di Confartigianato, lo scorso anno numerosi esponenti del governo si erano impegnati a modificare questo tributo. Che fine hanno fatto queste promesse? Le indiscrezioni degli ultimi giorni sulla volontà del Parlamento di investire ancora sull'eco bonus per l'edilizia hanno trovato le prime conferme. La Camera dei Deputati, infatti, ha approvato una nota di aggiornamento al DEF in cui impegna il Governo a puntare ancora sull'eco bonus per le ristrutturazioni e l'efficienza energetica delle costruzioni italiane, estendendo la misura anche ad altri soggetti. I dati sull'eco bonus sono straordinari, ha detto il presidente della Commissione Ambiente della Camera, Ermete Realacci. Dal 2008 a oggi l'eco bonus ha prodotto più di 12,5 milioni di euro di investimenti, dando un impulso forte alla riqualificazione e all'efficienza energetica dell'edilizia. I revisori auto di Confartigianato vincono il primo round nel braccio di ferro con il Ministero dei Trasporti, che in una circolare ha accolto le richieste di semplificazione delle revisioni effettuate con il sistema MCTC Net 2. Lorenza Manessi. Le revisioni di auto e di moto saranno più semplici e più rapide. È il risultato ottenuto in tempi record dai revisori auto di Confartigianato, che l'hanno spuntata nel confronto con il Ministero dei Trasporti per semplificare le operazioni previste da MCTC Net 2, il nuovo sistema di revisioni in vigore da quest'anno che ha l'obiettivo di impedire le frodi e migliorare la sicurezza stradale. Una novità che però ha messo a dura prova le officine, tanto che i revisori auto di Confartigianato hanno sollecitato al Ministero dei Trasporti modifiche del sistema per ridurre tempi e costi a carico delle officine e dei consumatori.
La risposta del Ministero è arrivata ad una settimana dal convegno organizzato dai revisori il 17 settembre a Roma e che ha visto la partecipazione dell'ingegner Stefano Baccarini, dirigente del Dicastero. Con una circolare datata 24 settembre sono state accolte molte richieste degli imprenditori. Tra i problemi segnalati e risolti, quello della lettura della targa dei veicoli. Oggi, anche se una targa non viene letta, al terzo tentativo si può passare, diciamo, passa automaticamente con una certificazione del responsabile tecnico da seguito alla revisione. Quindi il cittadino viene soddisfatto del servizio che ha chiesto. Un'altra modifica riguarda la riduzione dei tempi di utilizzo del fonometro. Anche su questo l'amministrazione ha recepito la nostra istanza e è stato modificato anche questo, quindi la calibrazione avviene solo una volta al giorno. Questo è un vantaggio per noi, è una riduzione di tempi e di costi che poi alla fine si traduce in un beneficio per l'utente. Risolte poi le criticità nel sistema di rilevamento dei lux dei fari. Anche su questo ha preso atto l'amministrazione che andavano cambiati secondo i tempi più moderni, adeguati alle attrezzature che noi utilizziamo. Ma la battaglia dei revisori auto di Confartigianato non è finita. Il prossimo passo, sul quale a breve si aprirà un tavolo di confronto con il Ministero, riguarda l'adeguamento della tariffa per le revisioni all'indice Istat e per compensare gli enormi investimenti, nell'ordine di oltre 100 milioni, sostenuti dagli imprenditori per operare con il sistema MCTC Net 2. La tariffa è ferma dal 2007, ma in base a uno studio, a un'analisi di costo effettuato nel 2004. Oggi la tariffa deve essere modificata, adeguata a quelli che sono i tempi necessari alla revisione oggi e soprattutto deve tener conto, come prevede la stessa normativa di legge, di quelli che sono stati i notevoli investimenti che noi abbiamo effettuato per adeguarci a MCTC Net 2. L'Italia ha recepito le norme europee in materia di tempi di guida e di riposo per l'autotrasporto in modo troppo stringente, trasformando uno strumento utile per la sicurezza stradale in una tagliola che rischia di danneggiare seriamente le imprese italiane del comparto, soprattutto nel confronto con i competitor stranieri. Lo denuncia Confartigianato Trasporti, che ha messo a punto un pacchetto di proposte emendative con al primo posto la richiesta di concedere ai conducenti una tolleranza di almeno 45 minuti nel caso debbano raggiungere un posto di sosta appropriato. La sigla dell'autotrasporto artigiano ha formalmente richiesto anche l'applicazione delle deroghe previste dal regolamento europeo in materia. Mentre la Germania ha applicato tutte le 17 deroghe previste, l'Italia ne ha applicato solo 5. Oltre alle 17 regole standard, Confartigianato Trasporti ne ha proposta una speciale per le imprese che operano nei distretti produttivi che percorrono pochissimi chilometri al giorno. L'organizzazione guidata da Amedeo Genedani presenterà a breve una proposta per modificare il comma 14 dell'articolo 174 del Codice della Strada per limitare la responsabilità dell'impresa per le infrazioni dei propri conducenti. Confartigianato Ancona ha presentato La Via Maestra, un libro che racconta la migliore produzione artigiana della provincia di Ancona. Vediamo i dettagli nel servizio di Fabrizio Cassieri. Valorizzare l'artigianato artistico della provincia di Ancona, presentando la migliore produzione artigiana d'eccellenza attraverso percorsi turistici dedicati agli amanti della qualità e dell'unicità di un prodotto dell'artigianato artistico. La Via Maestra è questo, un viaggio nel cuore delle imprese artistiche di Ancona e provincia. Un libro piacevole e di facile lettura che l'Associazione Marchigiana ha pubblicato per offrire una vetrina importante ad un settore, quello dell'artigianato artistico, che troppo spesso fa fatica a far conoscere la qualità dei propri prodotti. L'artigianato artistico è generalmente molto valido, ma ha bisogno di sostegno. Il primo sostegno che bisogna dare è quello di conoscere bene le imprese, far conoscere le imprese e metterle nelle condizioni di vendere. Solo così riusciamo a portarle avanti, a farle andare avanti
e in qualche modo a salvaguardare dei mestieri che altrimenti rischiano di scomparire. La Via Maestra, alla riscoperta di eccellenze dell'artigianato artistico, vuole riportare l'attenzione sulle tante piccole eccellenze artigiane della provincia marchigiana, con un libro, un sito internet e una carta fedeltà con sconti e vantaggi per scoprire una produzione che, grazie alla tradizione e alla qualità delle lavorazioni, ha reso celebre questo angolo d'Italia in tutto il mondo. Sfogliando le pagine di La Via Maestra, si scopre l'arte orafa o quella dell'alta sartoria artigiana, la gloriosa tradizione musicale o le lavorazioni del ferro, del vetro e delle decorazioni artistiche. Per non parlare della carta di Fabriano, un'eccellenza assoluta a livello mondiale. Nonostante questa offerta di qualità, il tessuto imprenditoriale della provincia di Ancona fa ancora fatica a riprendersi da una crisi economica che ha messo in ginocchio tanti territori italiani. La strada intrapresa, però, sembra essere quella giusta. Bisogna distinguere tra l'artigianato che fa riferimento al mercato interno, che è la stragrande maggioranza, che ancora sta soffrendo perché non ha intercettato la ripresa, e poi nelle Marche siamo ancora un po' più indietro rispetto alla realtà nazionale, invece quell'artigianato evoluto che ha saputo modernizzarsi per tempo, che generalmente lavora anche con imprese che vanno all'estero o va direttamente all'estero. In questo caso mi riferisco in modo particolare all'artigianato manifatturiero della meccanica. In questo caso troviamo delle imprese che comunque stanno andando forte e sono in grado appunto di crescere enormemente, perché poi sono molto capaci, sono molto evolute e la loro produzione è particolarmente apprezzata. Quindi direi andiamo a macchia di leopardo. Milano, dal 9 al 15 ottobre, a Expo 2015, in mostra i capolavori artigiani del cibo Made in Italy. I 27 vincitori del concorso Nutrire il futuro, energie dalla tradizione, promosso da Confartigianato, esporranno i loro prodotti a Padiglione Italia. È arrivato il momento per vedere insieme a voi le rilevazioni dell'Ufficio Studi di Confartigianato, nella nostra rubrica Il numero della settimana. Vediamo. 145,2. Sono i miliardi di maggiori entrate fiscali tra il 2005 e il 2015. È tutto, l'appuntamento come sempre è per lunedì alla stessa ora sul sito di Confartigianato e sul nostro canale YouTube. Buona settimana e buon lavoro!